Vieni, vieni. Vieni. Eccomi qua per raccontarvi un po' l'esperienza del weekend fuori con il gatto, che è andato veramente a meraviglia. Mi sento molto molto fortunata e sono super contenta perché Taki è stato bravissimo. Non pensavo potesse andare così tanto bene, quindi sono molto contenta perché è stato un weekend veramente piacevole. E ho pensato di raccontarvi brevemente com'è andata, perché su Instagram in tanti mi avete fatto delle domande su com'è stato viaggiare con un gatto, quindi per me è stata la primissima volta in assoluto e devo dire che probabilmente sono stata anche molto fortunata, perché da una parte Taki non ha mai fatto grandissime storie, ad esempio per andare dal veterinario io lo porto in macchina, non sono tanti minuti da casa, quindi è piuttosto vicino, però non si è mai lamentato e non ho mai avuto difficoltà a metterlo nel trasportino, a differenza ad esempio degli altri gatti che ho avuto. Che il trasportino, mamma mia, ci devi rimettere un braccio per poter mettere dentro il gatto, o comunque sembrava dar fastidio loro la macchina perché si lamentavano. Con Taki invece non mi era mai successo, quindi ero abbastanza fiduciosa per il viaggio. Poi noi siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo incontrato traffico, incidenti, insomma è stato un viaggio piuttosto lungo, però lui è stato bravissimo, non si è quasi mai lamentato e durante le soste ho cercato di dargli insomma dell'acqua fresca, mi ero portata l'acqua dentro una borraccia termica. Poi, proprio perché sapevo che mi sarebbe piaciuto portare in giro il gatto qualora possibile, che sono i weekend fuori o andando a trovare i miei genitori giù a Rimini, ho abituato il gatto alla pettorina e al guinzaglio. Quando lo faccio uscire sul balcone, che comunque ha la rete, l'ho da subito abituato ad uscire anche con almeno la pettorina e il guinzaglio, in modo appunto da familiarizzare con questo strumento, diciamo così. Si è ambientato piuttosto velocemente a casa di me, nonostante fosse un ambiente completamente diverso, molto più grande di casa nostra. Ha fatto poi amicizia con i gattoni, lui era super curioso, voleva fare amicizia, andava ad annusare... Sì, parlo di te. Gli altri gattoni, che non tutti hanno preso bene, diciamo, c'era Cibi, gli ha soffiato. Vero Taki. Cibi non è stata molto gentile, gli ha soffiato, gli ha ringhiato, ma non gli ha fatto del male, ma in generale né lui né gli altri gatti si sono attaccati, graffiati o altro, è stato tutto molto tranquillo. Si sono un po' conosciuti, quindi anche questi incontri sono stati molto soft, molto tranquilli, sono veramente contenta. Chiaramente questo varia da gatto a gatto, perché alla fine dipende molto anche da come è fatto caratterialmente il gatto. Ci sono alcuni animali che magari di natura sono un po' più timorosi, un po' più spaventati, quindi anche vedere un altro gatto per la prima volta, cioè un gatto estraneo, potrebbe avere un effetto totalmente diverso, oppure altri gatti semplicemente sono più territoriali, quindi tendono ad essere aggressivi, nel senso che vogliono appunto difendere il loro territorio, oppure sempre pensando alla macchina, possono esserci dei gatti a cui dà particolarmente fastidio l'auto. Io informandomi avevo visto che alcuni
si facevano dare dal veterinario dei calmanti o dei tranquillanti per far fare il viaggio al gatto. Io non mi sono informata troppo in questo senso proprio perché Taki si è sempre dimostrato un gatto molto tranquillo qua a casa e nei viaggi in auto, seppur brevi, non ha mai dato problemi, non si è mai lamentato, eccetera. Oltre al trasportino, la pettorina e il guinzaglio, mi sono portata da casa la lettiera e le ciotole perché non mi andava l'idea di condividere le ciotole degli altri gatti, non volevo che si azzuffassero nel momento della pappa e soprattutto conoscendo ad esempio la Cibi è molto territoriale, mangia sempre nello stesso posto, sempre nella stessa ciotola, secondo me era meglio mantenere queste distinzioni, quindi ho pensato potesse essere la cosa giusta, però per il resto non ho preso o fatto nulla di particolare. Ecco, mi sono assicurata che avesse tutto quello che poteva trovare comunque qua a casa, ho cercato di non forzarlo anche nel conoscere gli altri gatti, se capitava bene, se no rimanevano comunque divisi, proprio come quando si introduce un nuovo gatto nella famiglia. E niente, ho cercato di tenerlo un po' d'occhio senza stargli troppo addosso, permettendogli di esplorare, fare le sue, diciamo, esperienze. E niente, è andata bene, quindi sono veramente felice. Chi ha bisogno disperato di lavarsi i capelli ma non c'è acqua calda da 2 giorni in casa? Già, proprio io. Fortuna che mia sorella nei giorni scorsi è stata da DM e mi ha preso un shampoo secco da provare della balena, così effettivamente lo proverò. Non ci ho messo un pochettino qua davanti, ma devo vedere bene. Profuma di gomma da masticare, tipo alla fragola, anche se in realtà dovrebbe sapere di melograno, ma vabbè. Nei giorni scorsi mi sono arrivati 3 manga da parte di Star Comics. Uno è un nuovo shoujo, Living Room Matsunaga-san. Una ragazza liceale si trasferisce nella share room dello zio, quindi va a vivere da sola, tra virgolette, per la prima volta, tra virgolette perché in realtà è una casa condivisa anche da altri coinquilini, tutti più grandi di lei, e quindi niente, una sua nuova avventura ed esperienze, soprattutto il confronto anche con gente non solo più grande di lei, ma appunto diversa. L'ho già letto, nulla di trascendentale, carino, magari non originalissimo, piacevole da leggere, ma tra virgolette poco profondo, così come Non volevo innamorarmi. Si tratta di un boys love a volume unico, con scene anche piuttosto esplicite. Riguarda un ragazzo di 30 anni che non ha mai avuto una relazione, non si è mai innamorato e non ha mai avuto esperienze con altri ragazzi. E quindi si parla della sua prima volta. È tenerissimo, dolcissimo, bellissimi disegni, però è una storia che rischia di lasciar poco, come purtroppo tanti boys love che puntano esclusivamente all'intrattenere e al, tra virgolette, piacere immediato della lettura. Quindi lì per lì ti emoziona, ti piace un sacco, però manca un po' di sostanza, ecco. E anche il terzo fumetto che mi è arrivato da Star Comics è sempre un boys love, Life camminando sulla linea. Questo lo devo ancora leggere, ha una copertina tra l'altro bellissima, un po' così olografica, e mi dicono essere più profondo rispetto all'altro che ho letto, quindi sono molto curiosa. I know.
dopo lo scorso weekend mi rendo conto che Taki qui a casa da noi si annoia. In questi ultimi giorni è assurdo quanto sia birichino, nel senso, secondo me si annoia semplicemente e quindi tende a essere pestifero, non mi fa lavorare. Ci metto veramente il triplo a fare qualsiasi cosa qua in casa. E mi dispiace che a volte non ho magari il tempo per mettermi lì a giocare, tra virgolette, seriamente col gatto. Intanto ho peli di gatto ovunque. Io cerco di farlo sfogare, cerco di stimolarlo, cerco di giocare appunto con lui diverse volte nell'arco della giornata, ma forse non abbastanza. Sento che forse sta scaricando questa frustrazione che non riesce a sfogare, diciamo, con il gioco, buttandomi giù le cose, saltando sulla cucina, mettendosi sul computer, mordendomi, eccetera. Quindi sono giornate un po' così. Ovviamente non è colpa del gatto, è colpa mia che non so essere una brava padrona in questo momento, evidentemente, e la cosa mi frustra tantissimo. Mi sento molto insoddisfatta perché sento di impegnarmi tanto, ma metterci tanto tempo a fare le cose di casa, lavoro, per il gatto, non mi sento soddisfatta al 100% di nulla, quindi sono veramente frustrata in questo momento. Acqua calda è tornata per fortuna, si vedrà sicuramente dai miei capelli puliti che sono riuscita per fortuna a lavare ieri, tra l'altro cosa assurda, ieri mi sono lavata i capelli perché ho sentito che l'acqua calda era tornata, mezz'ora dopo è saltata di nuovo e quindi mi sono sentita molto fortunata di aver beccato proprio il momento in cui era effettivamente tornata, ma ciance a parte. Alla fine ho terminato di leggere anche Life camminando sulla linea, che vi ho mostrato un paio di giorni fa, di Star Comics. Bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. È già uscita la recensione sul blog, quindi non sto a soffermarmi molto, però è un boys love secondo me perfetto anche per chi non è abituato o non legge di solito boys love per via degli stereotipi o mancanza, diciamo, di sostanza nella storia, perché secondo me per essere appunto uno yaoi è veramente profondo, copre un arco temporale che è quello di una vita e quindi si toccano tanti temi, tanti momenti della vita, veramente molto bello. A proposito poi di lettura, mi sono convinta a creare un gruppo Telegram dedicato al CB Book Club, quindi un luogo dove poter comunicare in maniera, diciamo, più diretta fra di noi e commentare le letture del programma di lettura dedicato al Giappone. Vi lascerò poi il link qua sotto in descrizione. Nulla, è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi spero possa essere utile e spero che diventi un bel posto dove divertirci, confrontarci. Lo scopo del mio gruppo di lettura non è quello di leggere, leggere, leggere o di avere pressione, di fare continuamente sfide, ma appunto di tenerci compagnia in quella che è una passione comune, magari scoprire qualcosa di nuovo e confrontarci su quello che leggiamo.